Michelangelo Buonarroti è considerato uno dei più grandi artisti di sempre. Le sue opere influenzeranno a tal punto l'arte italiana da creare una scuola a cui si ispireranno gli artisti successivi. Michelangelo nasce a Caprese, in provincia di Arezzo, da una famiglia di nobili fiorentini ormai in declino. A 12 anni approda alla bottega di Domenico Ghirlandaio, uno dei più importanti artisti fiorentini dell'epoca. Completa la sua formazione presso il Giardino di San Marco, un'accademia di giovani artisti sostenuta economicamente da Lorenzo il Magnifico. Le opere di Michelangelo colpirono così nel profondo il signore di Firenze che decise di ospitare l'artista nel palazzo di Via Larga, residenza della famiglia Medici. Lorenzo il Magnifico, il cardinale Jacopo Galli, Papa Alessandro VI, Papa Giulio II, Michelangelo in vita poté godere dell'appoggio di molti influenti mecenati, ma ciò nonostante dimostrò una forte indipendenza creativa, realizzando opere senza un preciso committente, ma destinate a essere vendute a chi ne fosse interessato, cosa assolutamente nuova per l'epoca. Michelangelo non aveva un buon carattere. Un giorno fece infuriare a tal punto lo scultore Pietro Torrigiano che questi lo colpì violentemente con un pugno, compromettendo la fisionomia del volto dell'artista. In un'altra circostanza, di fronte ad Agnolo Doni, che cercava di pagare meno il dipinto che gli aveva commissionato, Michelangelo si riprese indietro la sua opera, obbligando il committente a pagare il doppio per riaverla indietro. Il cliente, a malincuore, pagò. L'arte scultorea di Michelangelo è indissolubilmente legata al candore del marmo di Carrara. L'artista, osservando il blocco di marmo, vedeva all'interno una figura imprigionata che solo lui era capace di liberare e rendere visibile al mondo, sottraendo con lo scalpello la materia in eccesso. Così nascono capolavori come la splendida Pietà Vaticana, realizzata quando l'artista aveva solo 23 anni. Michelangelo è l'autore della scultura forse più famosa al mondo. Stiamo parlando del David. All'epoca nacque una discussione sulla collocazione dell'opera. Si istituì persino un comitato per decidere dove porla. Era guidato da Leonardo, che propose la Loggia dei Lanzi, al coperto e protetta. Michelangelo voleva invece che la statua fosse collocata ai piedi di Palazzo Vecchio, dove avrebbe goduto di maggiore visibilità. Michelangelo ebbe la meglio. Che tra Leonardo e Michelangelo ci fosse rivalità e rispetto non è un mistero. Nel 1504 venne commissionato all'artista un affresco su una parete della Sala Grande del Consiglio di Palazzo Vecchio, che doveva celebrare la vittoria dei fiorentini nella battaglia di Cascina. La parete a lato venne invece affidata a Leonardo, che la usò per dipingere la battaglia di Anghiari. Questo incarico fu visto dai contemporanei come una vera e propria sfida tra i due artisti. Parlando di pittura non bisogna dimenticare che Michelangelo è l'autore degli affreschi sulla volta e sulla parete di fondo della Cappella Sistina, capolavoro di proporzioni colossali che da solo riesce a fornire un'idea completa di ciò che un uomo è capace di raggiungere, parafrasando le parole del poeta tedesco Goethe. Oltre a essere un grande scultore, pittore e poeta, Michelangelo è stato anche un importante architetto. Era ormai settantenne quando assunse l'incarico di dirigere i lavori per la monumentale Basilica di San Pietro in Vaticano.